Siamo in Piazza Castello 27 a Milano, ancora una volta alle prese con una mossa temporanea che analizza in profondità il lavoro dei fratelli Castiglioni, grazie ai materiali di archivio che regalano a tutti noi uno spaccato sempre nuovo sui loro progetti. La Fondazione Achille Castiglioni presenta 1962, blocchi di marmo, manici di scopa e altre storie. Storie che raccontano un arco di tempo di 60 anni. Forse non sapete che nel silenzio della notte, quando nessuno vede, gli oggetti giocano fra loro. Abitualmente si ritrovano nell'ingresso della fondazione e lì comincia la magia. Questa volta li ho sorpresi, pesanti vasi di marmo giocano con le scope. Il 1962 è l'anno in cui lo studio Castiglioni si trasferisce in Piazza Castello 27 a Milano e prosegue le attività di progettazione. È un annus mirabilis. In mostra vengono presentati ben 17 progetti dei fratelli Castiglioni tra architetture, allestimenti e oggetti di industrial design. Un allestimento che gioca con gli opposti, pesante, leggero, trasparente, opaco, passato e presente. Il grande specchio nel corridoio diventa una porta del tempo e ci trasporta negli ambienti così come erano nel 1962. Nella stanza delle riunioni e nella stanza dei prototipi bisogna far ballare l'occhio. Il materiale esposto si integra fra le scaffalature dense di oggetti. Il 1962 è l'anno in cui vengono messi in produzione ben 5 apparecchi illuminanti con l'azienda FLOS, tra cui Taccia e Toyo. La prima, Taccia, con una coppa trasparente, un disco bianco per direzionare la luce e una base che vi inganna. Sembra una colonna greca, mentre invece simula un radiatore d'automobile per dissipare il calore. L'altra, Toyo, dove i progettisti si innamorano della sorgente luminosa che all'epoca arrivava dall'America. Prendono un trafilato in metallo esagonale, come fosse una canna da pesca, mettono a vista gli anelli per contenere il filo e un trasformatore elettrico che funge da base. E ancora, la lampada ventosa, di cui è stata realizzata un'edizione speciale gialla da FLOS per l'anno del centenario della nascita di Achille e che, come componente principale di progettazione, ha proprio una ventosa che può essere applicata ad ogni superficie e perché no, anche in fronte. Ed infine Relemme, che forse si conosce meno perché è fuori produzione da tanti anni, ma che trovate molto simile nel catalogo IKEA. Ops! Tutte le cinque lampade sono estremamente diverse tra loro, ma molto caratterizzanti del modo di progettare dei due fratelli Castiglioni e rappresentano bene la cifra stilistica dei due progettisti. Nello stesso anno vengono progettati, sempre nell'ambito dell'industrial design, anche un contrappeso per lampade, composto da un cilindro pieno di piombini sferici e un imbuto che li convoglia all'interno. All'apparenza sembrano due animalini, due personaggi bianchi e neri che si parlano. I fratelli Castiglioni progettano anche un interruttore a pedale usato per la lampada a arco, col marchio FLOS in evidenza.
E ancora, nel 1962, la seduta Giro, oggi fuori produzione, ma di cui trovate in mostra una riproduzione realizzata per la sesta edizione del Triennale Design Museum. Ultimo, ma non meno importante, cucchiaio Slick. Lo trovate rosso, in edizione speciale, solo in Fondazione Achille Castiglioni, perché è qui che ne raccontiamo la storia. Guardate, il dito non è mai lungo a sufficienza per entrare fino in fondo ad un barattolo, così il cucchiaio aiuta a raccogliere il contenuto e a pulire il bordo da tutti i residui di cibo, crema, marmellata o miele. Mmm, che fame! E torniamo seri. Nel 1962 i fratelli Castiglioni ricevono il compasso d'oro per la macchina per il caffè Pitagora, per cimbali. E citiamo una parte della motivazione del premio. L'oggetto si presenta inedito sia per la metodologia produttiva, sia per l'incassamento totale del piano di lavoro e del piano portatazze in continuità con la carrozzeria. Questo prodotto, pur presentando ancora dettagli formalistici, è quindi un risultato globalmente notevole, specie in considerazione della responsabilità della progettazione di un prodotto di consumo collettivo. In fondazione, nella stanza delle riunioni dello studio Castiglioni, abbiamo voluto presentare una selezione dei progetti tra architettura e allestimenti, realizzati esattamente 60 anni fa. Tra i progetti dei due fratelli Castiglioni di quell'anno trovate anche l'allestimento del padiglione Rai per la 40ª Fiera di Milano, con intervento grafico di Pino Tovaglia e pareti esterne, o meglio, uno splendido murales di Fulvio Bianconi. In questo progetto i Castiglioni riadattano una fermata degli autobus in spazio espositivo. Per la stessa fiera, il padiglione Montecatini viene dedicato al polipropilene con un intervento grafico di Max Huber e Heinz Weibel, di cui trovate nelle foto storiche una riproduzione della lampada realizzata con un sottile foglio in PVC rettangolare arrotolato a cono. Per questa mostra ci è venuta voglia di provare a riprodurla. Eccola qui, la lampada. Fortuna vuole che abbiamo trovato le misure precise sul disegno tecnico originale. Sempre del 1962 abbiamo trovato alcuni materiali di archivio dell'edificio di Via Stoppani, ancora esistente a Milano. E ancora, in mostra c'è lo stand Autovox al Salone dell'Auto di Torino, con un gioco di ombre cinesi sul fondo dell'allestimento che abbiamo scoperto essere i membri della famiglia Castiglioni e i loro amici. La tomba Falzoni è un progetto per il Cimitero Maggiore a Milano con una scultura di un angelo posizionato in cima, realizzato dal padre scultore Giannino Castiglioni. Purtroppo, del negozio Gavina a Milano, tra Via Cerva e Corso Monforte, che oggi non c'è più, abbiamo solo alcune fotografie e disegni tecnici originali. Qui, i Castiglioni mettono in relazione l'ampio spazio con nicchie illuminate artificialmente per esporre le lampade e gli arredi di quel periodo e ballatoi con ringhiere che delimitano splendidi movimenti di scale su vari livelli. La stanza dei tecnigrafi è dedicata esclusivamente alla lampada arco e a tutto lo sviluppo della produzione dalla base di marmo ai disegni preparatori originali. 8 lampade arco costruiscono uno spazio percorribile, un chiostro leggero. Le pesanti basi materiche sono autoilluminate dalla luce leggerissima dell'arco successiva, in un infinito gioco di rimbalzi luminosi. Il blocco di marmo è visibile in 4 fasi di lavorazione, come metafora del progetto dalla cava alla casa.
Una cascata di fori è incorniciata dalle due finestre che filtrano la luce esterna in un gioco di rimandi formali ad alcuni componenti progettuali di arco. E poi lo sguardo va sulla parete di sughero, illuminate dall'arco numero 1 di prima produzione, trovano posto le copie e libere ispirazioni, come una collezione di farfalle. Adesso proviamo a dare un'impronta geologica alla mostra per raccontarvi il processo produttivo delle basi di marmo della lampada arco. Abbiamo chiesto il permesso a Floss di visitare l'azienda per scoprire le varie fasi di lavorazione e una volta arrivati a destinazione ci siamo trovati davanti a uno scenario straordinario. Fuori dai capannoni industriali giacciono scarti di blocchi di marmo sin dal 1962. Ce li saremmo portati via tutti. Abbiamo scelto di portarne via solo 5, uno per ogni fase di lavorazione. Un blocco mostra gli spigoli vivi e un cerchiolino blu a matita ne accenna la posizione del foro. Un altro ha un carrotiere nel buco, da cui ne deriva lo scarto cilindrico. Marco Marzini infatti l'ha definita una cascata di fori. E perché non portare via un po' di cilindri che magari possano essere riutilizzati per nuovi progetti? Un altro blocco mostra la lucidatura che avviene con delle piastre abrasive di granulometrie diverse. Infine abbiamo scoperto che dalle basi di arco difettose vengono ricavati 3 o 4 cilindri per dare vita alla base di Snoopy, una lampada dei Castiglioni nata nel 1967. Già all'epoca quindi venivano prese in considerazione tematiche come il riuso ed il riciclo. Ricordiamo che, prima del 1962, i Castiglioni vanno a Parigi, si innamorano dei lampioni su strada, che come concetto portano in casa, svincolando il punto luce al soffitto. Ecco così che daranno vita ad un progetto straordinario, la lampada arco, con un concetto rivoluzionario per gli arredi dell'epoca, ed è oggi ancora in produzione. Bene. Siamo giunti alla conclusione di questa storia. Speriamo che questo tour all'interno della mostra, con questo racconto sul 1962, blocchi di marmo, manici di scopa e altre storie, vi sia piaciuto. Si è fatto tardi e dobbiamo andare. Ci vediamo alla prossima mostra in Fondazione Achille Castiglioni. La mostra è consigliata a chi arriva per caso, agli addetti ai lavori, a quelli attenti, ai superficiali, ai frettolosi, agli scrupolosi, agli emotivi, ai seri, ai puntigliosi, ai curiosi, ai bambini adulti, agli adulti bambini.